Ciao Riccardo, è il protagonista di una chiacchierata con i tifosi attraverso Facebook. Risponde a tutti a partire dal momento. Dopo la sosta si riparte verso la Sampdoria. Mi serve lavorare sempre, sempre bene. Poi adesso è un po' difficile perché mancano tutti i nazionali, mancano quelli che sono andati via e è un po' difficile lavorare perché siamo pochi, ma piano piano adesso tornano tutti e in questa settimana poi abbiamo la fortuna che giochiamo anche lunedì e abbiamo qualche giorno in più per lavorare bene. Chiaramente a un attaccante, soprattutto a un numero 9, si richiedono i gol e Icardi guarda anche alla classifica cannonieri. L'importante per la squadra è il mio contributo, poi non è che faccio io, siamo tutti, siamo 11 che giochiamo, più quelli che sono in panchina, ci alleniamo tutti i giorni qua. E questo aiuta a che la squadra vada bene. E poi io do il mio contributo perché il mister sceglie che devo giocare. Quando sceglie un altro, quello deve essere pronto per dare il suo contributo. Due settimane fa ero a 17, ero lontano della testa da Belotti, che era 22, della classifica capocannoniere. Poi ho fatto una tripletta e sono lì. Non si può dire un numero esatto, però spero di fare il più possibile e poi spero di aiutare la squadra sempre a vincere, quella è la cosa più importante. L'obiettivo di ogni calciatore è quello di migliorarsi. Icardi infatti sente che può ancora crescere, così come può crescere tutta l'Inter. Posso migliorare certamente, ho ancora 24 anni, l'ho detto sempre, che un attaccante, un giocatore ha sempre margini di miglioramento. Posso crescere in tante cose, poi tante volte si dice che non gioco per la squadra, okay. Però penso che il mio punto forte essere dentro l'area, aiutare la squadra a fare gol. Poi quest'anno 8 assist comunque. Ho migliorato tanto sulla fase di assist e penso che ogni anno si può fare meglio, si può migliorare in tante cose. Io spero di arrivare prima in Champions League, la voglio giocare con questa squadra e questo è il nostro obiettivo. E poi quando saremo lì vedremo se siamo pronti. E questa squadra mi aspetto moltissimo. Perché abbiamo la capacità e le qualità per farlo. È una squadra che possiamo arrivare a fare grandi cose, poi la società sta facendo delle grandissime cose fuori dalla squadra, sta sistemando anche un po' tutta la società, tutto l'Inter e vogliono puntare in alto. Questo è un grande aiuto anche per noi. La prima cosa che ci hanno trasmesso è stata questa. Che vogliono fare che l'Inter deve ritornare dove è stato negli anni passati e vincere tante cose. Questo è una cosa che per noi è molto importante e ci dà fiducia a tutti. Poi loro certamente cercheranno di migliorare ogni anno, ogni mese quando c'è il mercato, portare i giocatori più esperti, giocatori che possono dare un contributo alla squadra. L'arrivo di Stefano Pioli ha dato molta forza alla squadra e soprattutto all'interno dello spogliatoio. Qualcosa sembra essere cambiato. Il mister ci ha aiutato, è una cosa che ha cambiato, penso sia la mentalità di ognuno di noi. Prima non c'erano i risultati positivi e quando non ci sono i risultati positivi penso che è una delle cose più brutte che c'è nel calcio. E la mentalità di ognuno era un po' giù. Quando è arrivato lui ci ha dato questa voglia che ha lui. E quando c'è da urlare ti urla, quando c'è da parlare più basso ti parla più basso e sa gestire i momenti difficili, i momenti belli. E questo è sicuramente una delle tante cose che ha cambiato per ripartire da lì. Poi, anche dentro il campo abbiamo cambiato tante il modo di giocare e penso che questo ci ha aiutato tantissimo a tutti. Abbiamo fatto tantissimi gol anche nelle ultime partite. Si lavora in settimana per fare bene la domenica e lui ci tiene tanto al lavoro in settimana e poi si vedono i risultati la domenica. E per chiudere, quello che molti tifosi aspettavano, cosa farà Icardi nel suo futuro? Io l'ho detto sempre, sono tifoso dell'Inter e voglio stare qua per sempre. Questo l'ho risposto tante volte, mi vedo bene con questa maglia. Sono il capitano di questa grandissima squadra. Mi sento benissimo a Milano, la mia famiglia sta bene. E spero che mi auguro di poter fare una lunga carriera all'Inter.